Eccoci qua, cari amici, vi do un saluto a tutti, ma soprattutto un grande saluto a tutti gli appassionati dei vecchi camion. Eccoci qua, sono qua in compagnia di Roberto, vieni qua Roberto. Sì, e a questo punto, Roberto, abbiamo qua questa bella, questa bellezza di camion, per cui Roberto, tu che sei vita, morte, miracolo di questo camion, raccontami un po' il tutto qua. Intanto il camion del tuo amico Mirko. Camion del mio amico Mirko. Restaurato, targhe originali, completamente sabbiato, sistemato, durato lunghissimi anni purtroppo, scritto ASI, la macchina la si usa nel fine settimana ogni tanto per muoverlo e fargli fare un po' di strada. Intanto di che anno è, non te lo ricordi? 75. Del 75, e qua mi diceva appunto Mirko che è un ricordo. Un ricordo di, sì, un suo parente e vicino di casa. Ha lavorato fino a prima che lo comprasse Mirko, trasportava granaglie con un rimorchio due assi dal porto di Ravenna tutti i giorni. Era usato un po' male. È stato, insomma, alla fine era stato abbastanza usurato, no? È ancora qui perché è un 180, una macchina recente non la troveremmo comunque. Ecco qua, è stato completamente restaurato, prima, esatto, mi diceva Mirko che aveva un altro colore, sì. E poi è stato fatto così con i suoi colori originali. Gli piaceva, ecco, così. Qua. E praticamente tu mi sai dire appunto dove è stata la parte più difficile da restaurare o... La parte più difficile è la cabina, perché la cabina praticamente era a marcia ovunque mettevi mani si staccava a ferro e facevi buchi, quindi ne abbiamo trovato un altro demolito, trovato, preso, smontata la cabina amatorialmente da me e lui, e poi ripristinata su questo qua. Una volta messa su la carrozzeria, ha fatto i lavori che doveva fare, che c'era un bisogno, è stato tutto risabbiato come abbiamo detto, le gomme erano le sue perché prima di spegnerlo, di cessare l'attività, è stato gommato a nuovo. Dopo pian piano è stato portato in carrozzeria, fatto verniciare, sistemate le sponde. Quanto ci è voluto più o meno di tempo? Quasi dieci anni, ragazzi, per portarlo qua in condizioni davvero ottimali, ecco. Una volta fatta la carrozzeria è stato portato in un'officina meccanica, è stato messo a posto il carrello, le sterzo, tutto quello che comunque aveva bisogno di essere sistemato e preparato per la revisione. I ricambi per fortuna sono stati trovati dall'officina in meridione, dico bene? Nel meridione. Ecco qua, te Roberto, qual è il particolare che ti gusta di più di questo camion esteticamente? Te cosa ti piace di più? Esteticamente il complessivo, è bello perché no, ma il dettaglio qua che lo stiamo... Il dettaglio per me è la cabina. La cabina, ecco qua. La cabina e il rombo di queste macchine. Sicuramente. Adesso vi faremo fra poco sentire il rombo, volevo farvi vedere poi tutto il camion. Ecco qua, Targhe originali, fari originali. I rimasti originali. Sì. Ecco qua, ragazzi, appassionati di vecchi camion. Siamo qua in compagnia anche di Luca, il contadino di Rovereto, che insomma anche questa mattina è venuto con me a fare un giro così di ferraglia e abbiamo avuto la fortuna, grazie a Roberto, il figlio anche, che appunto sono appassionati, mi ha detto vieni qua da Mirko e... Abbiamo invitato per farlo vedere. Esatto, insomma. Per cui ragazzi, appassionati, adesso vi faremo vedere la cabina. C'è qualcosa, ha detto Mirko, da completare, ma mi sembrano dei piccoli dettagli, insomma, dai, ecco qua, direi che... Sì, c'è un po' la cabina da finire. È un camion che mi dispiace, insomma, che non l'abbiamo visto presente ai raduni, perché veramente merita questo camion, ragazzi, guardate qua, Un'opera d'arte, perché insomma ci ha messo dieci anni di impegno, di sacrifici, di passione qua, Ecco qua, adesso andiamo qua nella cabina. Innanzitutto vi faccio vedere il suo motore, 6 cilindri. Eccolo qua. Il motore non ha mai più dato nessun problema? No, il motore è asciutto di olio. E che appunto mi diceva Mirko che insomma il suo giretto quando viene la bella stagione lo fa sempre, giusto? Ecco,
Adesso vi faccio vedere qua la cabina. Ecco qua, con la sua bella brandina. Aspetta. Chilometri più o meno, quanti chilometri non si sa qua? Il telaio avrà milioni. Milioni di chilometri qua il telaio, eh. Comunque ragazzi, ve lo faccio vedere. Il suo bel cambio ti dà soddisfazione qua? Sì. Ecco qua, più o meno quant'è che lo ha tirato su al massimo, quant'è che ti può fare? La velocità? Sì. Ah, gli 80. Gli 80, dai. Va bene. Cari amici, appassionati di vecchi camion, adesso abbiamo la fortuna di sentire il sound. Ecco, qualcuno adesso ce lo accendi. Ragazzi, sentite il sound del 180. Appassionati di vecchi camion, appassionati di cabina H, saluto Luca da Ravenna, saluto Marco da Napoli, Alessandro da Milano, tutti gli appassionati di vecchi camion, guardate un po' qua. Tira un po' sull'aria qua. Spettacolo ragazzi, 180, magnifico, eh. Eccoci qua ragazzi, una bellezza questo cabina H, questo Fiat appunto del 75. Facciamo i complimenti a Mirko per la sua passione. Bravissimo, dammi un attimo una bella sgasata. Grazie Mirko! Eccoci qua amici, un altro camion così nel canale del Marvin, inedito, mai, non ho mai partecipato ai raduni, un vero peccato. Eccoci qua, va bene Mirko, va bene. Ecco qua, bravissimo Mirko, oh finalmente. Cosa diciamo Mirko? No, 180, 180. Il 180 è un 180 che dà soddisfazione, eh? Eccolo qua, eh? Te cosa dici Luca? Vai lì? Perché tanto sulla strada giusta. Sei anche te, eh? Vai lì, fatti vedere, dai, guarda, che così ti vedono i tuoi compagni di classe, eh?
Ecco qua Luca, cosa dici? Camion? Belli questi camion o quelli più moderni? Questi? Questi, bravissimo Luca, spettacolo! Ecco qua, timidino, però dai, va bene. Eccoci qua. Appassionati! Fai una manovra o lo tiri dentro intanto? Così ci gustiamo un po' di manovre. Ecco qua, vi ho fatto vedere un po' questo 180, guardate qua. Saluto Giorgio Ghezzi, saluto tutti gli amici che seguono il canale del Marvi. Saluto Demis, saluto Max. Uno spettacolo, questo camion. Un inedito dai raduni. E ragazzi, con questo intanto vi saluto. E adesso andiamo a fare un altro filmatino qua, Sto facendo uscire qua questo Fiat 90. Ragazzi, ciao a tutti intanto, da Mirko e Roberto. Roberto, un saluto veloce, dai intanto, che adesso presentiamo questo camion, Spettacolo! Ciao a tutti! Brivido! Marvin c'è! Per gli appassionati! Ciao a tutti, IVA 180.